è carico, eh! Nella serata di ieri un camion si è incendiato lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Nel suo viaggio di ritorno con carico a bordo, il mezzo pesante ha preso improvvisamente fuoco tra Sicignano e Petina. Le fiamme, sprigionatesi probabilmente a causa di un cortocircuito, hanno invaso in poco tempo tutto il mezzo. Durante la marcia, l'autista si è reso conto di quanto stava accadendo e ha fermato l'automezzo in una piazzola di sosta, subito dopo essere uscito da una galleria. Sceso dal mezzo, ha avvisato immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che si sono recati in pochissimo tempo sul posto. Il rapido intervento dei caschi rossi ha impedito che le fiamme si propagassero lungo la corsia dell'autostrada in direzione sud. Il camion, come detto, trasportava un carico che è risultato altamente infiammabile. Sembra infatti che a bordo fosse custodito un quantitativo di cosmetici che in pochissimo tempo hanno preso fuoco. Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono resi subito conto della drammaticità della situazione, cercando di mettere in sicurezza la parte del mezzo posto sul lato strada per evitare stati di pericolo agli automezzi in transito. Sul posto anche la polizia stradale, che ha provveduto a bloccare la circolazione sulla corsia dell'autostrada. Le fiamme si sono propagate a tutto l'automezzo in pochissimo tempo, proprio a causa del carico altamente infiammabile che sfortunatamente è andato completamente distrutto, con un danno economico per la ditta di trasporti non indifferente. Sì.